Buongiorno a tutti da Barbara e benvenuti o bentornati nel mio canale chetogenico. Oggi prepareremo qualcosa di semplice come sempre, ma anche di super veloce, perché qua a Stoccolma è una meravigliosa giornata di sole, quindi dopo aver cucinato, dopo avervi fatto vedere la ricetta, vorrei anche portarvi con me a fare una passeggiata in questa meravigliosa città. Quindi corriamo in cucina che dopo si esce. Iniziamo preparando una marmellata chetogenica che ci servirà poi per preparare anche una crema del tiramisù ai frutti di bosco. Avremo quindi bisogno di 400 g di lamponi, 2 cucchiai di dolcificante, io uso l'eritritolo in polvere, e 2 cucchiai di semi di chia o di chia, non so in italiano come si dica. Il primo passo è quello di frullare i lamponi con il vostro dolcificante preferito. L'importante è che sia a 0 calorie, così sarete sicurissimi che è anche chetogenico. Sapete che a me piace l'eritritolo e quello in polvere. Spesso però non lo trovo granulare. In questo caso è semplicissimo. Basta frullare prima il dolcificante in modo che da granulare diventi in polvere e dopo si aggiungeranno i lamponi. A questo punto mettiamo da parte metà del composto, che è quello che utilizzeremo poi per il tiramisù, perché nel tiramisù non ci saranno i semi di chia o di chia. Nel resto della nostra salsa di lamponi invece aggiungerò i semi di chia, li chiamerò chia. La marmellata è quindi formata da 200 g di lamponi, un cucchiaio di dolcificante e 2 cucchiai di semi di chia. Questa marmellata si può congelare. Come vedete, io la metto in porzioni individuali di vetro, barattolini, e la metto poi nel congelatore. Faccio delle porzioni piccoline perché, come sapete, i frutti di bosco contengono anche carboidrati, quindi non bisogna esagerare con le dosi. Ma ecco gli ingredienti per la nostra crema: 250 g di mascarpone, un cucchiaio di eritritolo in polvere, solo un cucchiaio perché i lamponi sono anche dolci, 2 uova e non 3 che sarebbe la dose ottimale perché i lamponi sono anche liquidi, quindi la crema deve essere un pochino più densa, e il nostro frullato di lamponi che ho nominato già mille volte perché lo adoro, è veramente buonissimo. È qualcosa di speciale in chetogenica, non si può mangiare tutti i giorni, ma quando lo mangiamo è veramente delizioso perché non siamo più abituati al gusto dolce e il lampone di per sé sembra quasi una caramella. Potrete aggiungere a questa crema qualsiasi frutto del bosco frullato e sarà comunque buonissima. Attenzione ai mirtilli che hanno più carboidrati degli altri frutti di bosco. Iniziamo la preparazione separando i tuorli dagli albumi e montiamo gli albumi a neve. Vi consiglio sempre di iniziare dagli albumi perché se le fruste saranno un pochino sporche di albumi, i tuorli si monteranno ugualmente. Invece, se le fruste saranno sporche di tuorli, gli albumi non si monteranno mai. Quindi iniziamo a montare gli albumi a neve e poi continuiamo montando i tuorli insieme all'eritritolo in polvere. Come vedete, da giallo intenso dovranno diventare morbidi e di un giallo molto tenue, tendente al bianco, veramente chiaro. Quando saranno così, vuol dire che i tuorli sono montati perfettamente. E possiamo aggiungere anche il mascarpone, continuando poi a mixare con il nostro mini pimer.
ricordo che il mascarpone, come quasi tutti i formaggi freschi, contiene un 3% circa di carboidrati e il lattosio, non si può fare nulla, lo troverete in tutti i mascarponi, ma non vi preoccupate perché con un 36% circa di grassi è sicuramente un alimento molto chetogenico. Se voi non volete carboidrati, dovrete sicuramente mangiare i formaggi stagionati come il parmigiano, ma per il tiramisù è impossibile. Dopo aver amalgamato perfettamente anche il mascarpone con i nostri tuorli montati insieme all'eritritolo, è il momento di aggiungere la chiara. Però gli albumi sapete bene che non possono essere comunque amalgamati con le fruste elettriche perché si smonterebbero sicuramente. Quindi dobbiamo farlo a mano con l'aiuto di una spatola o di un semplicissimo cucchiaio. Verrà veramente soffice questa crema e buonissima. Praticamente la ricetta è finita, ma voglio darvi qualche consiglio, qualche dritta in più per gustare questa crema. Infatti c'è un modo molto più classico rispetto ai frutti di bosco, che è quello di aggiungerci sopra del caffè liofilizzato. Vi assicuro che il gusto sarà incredibile e ricorda tantissimo il vero tiramisù, anche se non ci sono i biscotti dentro. Io ho fatto anche la ricetta classica del tiramisù con anche gli strati di biscotti, tra virgolette, perché in realtà erano delle torte farciti con la crema e imbevuti di caffè espresso. Se voi volete andare a vedere la mia playlist dei dolci, lo troverete assolutamente, perché è stato il dolce con cui abbiamo festeggiato i nostri 7 anni di chetogenica. Quindi, veramente buono, ve lo consiglio, ma dovete avere un pochino più di tempo. Per fare questa crema con i frutti di bosco o con il caffè liofilizzato vi basteranno pochissimi minuti. Prima avete visto la coppetta con il caffè liofilizzato. Ora le 4 coppette con i lamponi. I colori sono bellissimi e potrete mettere anche un lampone di decorazione sopra. Io ho dimenticato di lasciarne 4 da parte, ne ho solo uno, ma così avete un'idea di come si presenterà. Ricordatevi che aspetto le foto dei vostri piatti sul mio account Instagram, mi fate sempre super felice! Spero che il video di oggi vi sia piaciuto e che vi iscriviate tutti ma tutti al mio canale. So che siete già iscritti quasi tutti perché siamo veramente tantissimi, però mi fa sempre piacere. Così ci vedremo qua ogni venerdì alle 2 di pomeriggio con un altro video chetogenico in italiano. Ma se non riuscite ad aspettare, anche il lunedì alla stessa ora con lo stesso video in inglese e il mercoledì in spagnolo. Se non parlate né inglese né in spagnolo, potete iscrivervi al nuovo canale Telegram, siamo già anche lì tantissimi, un bellissimo gruppo, e lì metto questo stesso video in italiano appena finisco di fare l'editing, appena finisco di mettere le musiche, tagliare, accelerare, rallentare, tutte quelle cose che si fanno, io lo metto subito su Telegram, delle volte il martedì, il mercoledì, il giovedì, dipende, lì non c'è un giorno preciso, però se farete parte anche del gruppo Telegram, sappiate che c'è anche la chat facoltativa e in chat potrete mettere anche le vostre ricette e le foto dei vostri piatti che mi fanno sempre piacere, mi danno un'ispirazione, una carica incredibile, quindi vi aspetto tutti anche su Telegram. Troverete il link diretto qua sotto nella descrizione. C'è un cuoricino, c'è l'invito al gruppo Telegram e poi c'è sotto anche il link diretto di invito alla chat. Quindi, comunque, se non avete Telegram, ci vediamo qua la prossima settimana, il venerdì alle 2 di pomeriggio. Ciao a tutti!
Ma non poteva mancare la nostra passeggiata insieme. Oggi vi porto in uno dei miei posti preferiti, è il mercato coperto vicino a casa mia. Lo adoro perché non ci sono solamente le bancarelle che vendono il cibo, ma ci sono anche dei piccolissimi ristorantini che cucinano il cibo che voi vedete e che voi potete anche acquistare. La qualità è altissima, sono cose buonissime. Ma mentre passeggio voglio anche ricordarvi, farvi un riassunto di quello che abbiamo imparato in questo video. Infatti abbiamo imparato a fare la marmellata chetogenica, poi la crema del tiramisù ai lamponi o a qualsiasi tipo di frutto di bosco, come avete visto anche la crema del tiramisù con il caffè solubile sopra, che è un'altra variante, e infine vorrei darvi un'altra dritta super top, cioè avete visto che i lamponi frullati sono avanzati, non li ho messi tutti anche perché la quantità di carboidrati mi preoccupa un pochino sempre, ma quella salsa l'ho utilizzata anche per preparare un altro dolcettino sfizioso, cioè la panna montata con sopra questi lamponi frullati insieme all'eritritolo. Quindi oggi 4 ricette, tutte da preparare in pochissimi minuti se non secondi. Cioè la marmellata, la crema del tiramisù ai lamponi, la crema del tiramisù al caffè e infine la panna montata con i lamponi frullati. Che ne dite? Sono la regina della cucina veloce, non certo una Masterchef, e sono felicissima che comunque le mie ricette così semplici vi piacciono e spero che vi siano d'aiuto. Un abbraccio ancora a tutti!